Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis e oggi parliamo delle novità che sono state inserite nel gioco grazie alla manutenzione che si è svolta praticamente stanotte, ovvero la notte del 5 che no, sì, la notte praticamente del 5 che ha fatto scattare la giornata del 6, quindi per parlare chiaro, il 6 giugno di mattina. Iniziamo con un nuovo banner che è stato inserito così un po' per aiutare anche chi non possiede il personaggio di Zack, dato che comunque il capitolo di Crisis Core vede quasi sempre, anzi quasi spesso se non sempre, praticamente Zack combattere da solo. Quindi il gioco in generale ha deciso di aiutare un po' tutti i player all'interno della community, permettendo di pullare interamente le armi di Zack. E quindi è stato rilasciato un banner step up di cui si potranno fare due loop con solo armi di Zack. E quindi chi non possiede Zack o comunque chi vuole potenziare subito Zack, qui ha la possibilità di poterlo fare. Abbiamo praticamente gli stessi premi di qualsiasi step up che abbiamo già avuto in precedenza, dove praticamente avremo una pull gratuita sullo step 1, sullo step 4 e sullo step 6, e nella decima posizione dello slot 3, 5 e 7 verrà garantita un'arma 5 stelle, in questo caso ovviamente un'arma 5 stelle, ma penso che sia comunque di Zack, perché ci sono le armi di Zack, non credo che ci siano le armi di altri personaggi, cioè oddio, mi sa che forse ci sono le armi degli altri personaggi, ma credo che quelle di Zack siano il rate up, quindi fondamentalmente serve appositamente per potenziare lui, ma lo andremo a vedere meglio nel dettaglio. Ho sbagliato anche a chiudere. Poi successivamente la campagna del nuovo capitolo, che ovviamente viene inserita in concomitanza con il nuovo capitolo, dove praticamente si potranno anche sfruttare delle missioni, si potranno completare delle missioni per ottenere praticamente un'arma garantita 5 stelle per quanto riguarda Zack, quindi molto molto buono. E poi ovviamente, come potete vedere, grazie alle missioni avremo un ticket garantito 5 stelle e 50 ticket in generale, e poi anche 100 memorie del personaggio di Zack. Successivamente abbiamo anche i bonus login che ci consentiranno di ottenere fino a 1500 cristalli e addirittura 500 memorie di Zack, quindi Zack qui prende veramente un boost pazzesco per chi ovviamente non ha potenziato Zack e giustamente dovrà affrontare i capitoli di Crisis Core. Seconda parte dell'evento di crossover, che non è esattamente una seconda parte, ma sono semplicemente delle aggiunte che sono state fatte a ciò che per il momento sappiamo del nostro evento, in questo caso del crossover di Monster Hunter. Infatti da questo momento in poi abbiamo, come già preannunciato nella live Square Enix che abbiamo commentato insieme, la nuova arma free to play di Kite Sith, che praticamente permette di incrementare l'attacco di un personaggio e anche garantirgli regen, quindi diciamo un'arma che sinceramente non è neanche così malvagia, e poi un'arma che comunque come Refined Ability boosta l'attacco fisico fino a 31 punti, quindi non è male, e come seconda abilità ovviamente ancora non lo sappiamo, ma lo andremo a vedere successivamente. Ovviamente oltre a Kite Sith è stata aggiunta anche la sua skin, e ovviamente sono stati aggiunti dei nuovi oggetti come biglietti 4 stelle da poter scambiare, un'arma 5 stelle garantita, poi vabbè, ovviamente le weapon parts dei personaggi nello specifico, ticket, memorie e ovviamente Kite Sith exclusive gear, quindi una skin esclusiva per quanto riguarda Kite Sith che noi già abbiamo visto tramite appunto la live Square Enix. Per quanto riguarda poi ovviamente il capitolo di Crisis Core numero 3 è attivo, quindi da questo momento in poi potete percorrere tutta la storia di Crisis Core nel terzo capitolo. Ovviamente per sbloccare il contenuto bisognerà aver completato il capitolo 2, mi sembra abbastanza ovvio.
Poi altre notizie che comunque abbiamo già visto e commentato, praticamente la difficoltà della storia che verrà sistemata, così come avevano già annunciato su Twitter e anche nella live che abbiamo seguito insieme, verso circa metà mese, ovvero il 26 di giugno, che sarà in realtà fine mese, però vabbè, il 26 giugno praticamente la difficoltà di tutti i capitoli che abbiamo al momento all'interno del gioco verrà sistemata. Mentre invece per quanto riguarda il nuovo capitolo di Zack di Crisis Core, verrà sistemato a luglio. Mentre invece è stato già comunicato ufficialmente che tutti i prossimi capitoli, a partire da quello dopo questo di Zack, avranno già la difficoltà ridotta. Quindi avremo comunque una modalità storia con una difficoltà però non esagerata come quella che abbiamo avuto anche su First Soldier, perché comunque sia, devo ammettere che il combattimento contro il boss dell'ultimo capitolo di First Soldier è stato un po' pesante effettivamente. Quindi verrà comunque sistemato, verranno comunque sistemati e in teoria non dovremmo più avere questi problemi. E poi la versione 1.11.10 che fondamentalmente sistema alcune cose all'interno del gioco, ma soprattutto aggiunge praticamente delle sequenze cinematiche per quanto riguarda l'ottenimento delle nuove armi 5 stelle e anche per quanto riguarda animazioni speciali per i vari potenziamenti ad una stella rosa, quindi Overboost 6, e ad Overboost 10, quindi quando l'arma verrà completamente portata al livello massimo. Ci saranno appunto, come abbiamo già adesso, delle animazioni che fanno vedere praticamente gli attacchi modificati o comunque l'arma che prende, diciamo, tutte quelle scosse che si trasforma. Ecco, adesso praticamente verrà implementata una sorta di animazione in più, un po' più bella da vedere, soprattutto quando la puliamo per la prima volta. Quindi vedremo effettivamente che cosa aggiungeranno. Poi ovviamente verranno sistemati alcuni piccoli, diciamo, alcune piccole cose all'interno del gioco e verranno risolti magari se vorranno dei piccoli bug presenti nella versione di gioco. Detto questo, andiamo a vedere Kite Seat all'interno dell'evento, che cosa ci consente di avere. Quindi ecco qua, abbiamo già Kite Seat con la skin che posso già prendere, dove abbiamo boost attacco fisico e boost di difesa magica, quindi non è male, quindi prendiamolo subito. Nuova bella skin gratuita per il nostro personaggio. E poi qui abbiamo i nuovi pacchetti che possiamo ordinare. Madonna, 999 addirittura. Qui ne abbiamo 3 addirittura. E questi ci danno, vabbè, come quelli che abbiamo già preso la volta scorsa. Poi qui invece abbiamo, le weapon. Queste sono le weapon parts addirittura. Ottimo, questo veramente, veramente ottimo. E qui invece abbiamo i materiali che comunque potremo scambiare, ed è buono perché 999 così ne potremo approfittare. Quindi io direi che intanto mi prendo questi tre, poi mi prendo anche questo e gli altri piano piano. L'arma di Kite invece, forse si prende tramite la quest, si può formare tramite le quest, non tramite qui. Quindi qui ancora dobbiamo prendere tutte cose che io ovviamente ho aspettato per fare le coppe insieme a voi, ma voi come sempre avete già farmato tutto, quindi io qua mi posso anche sbizzarrire da questo momento e farmare per conto mio, tanto so che voi non vi fermate, farmate come se non ci fosse un domani. E ovviamente qui adesso devo svuotare tutto lo shop. Ecco, come potete vedere c'è la nuova parte di storia che sicuramente farà vedere l'introduzione di Kite Seat. E poi le coop che penso si sbloccheranno dopo aver completato la modalità storia, quindi direi che... aspetta, forse... no, ecco qua. Oddio, ma che si è buggato tutto? Ah no, questa è la solo. Ok, sì, questa è la daily, dove appunto c'è l'arma di Kite Seat e poi man mano si sbloccheranno tutte quante le altre coop, immagino anche dopo le solo, eccetera, eccetera, e avremo la possibilità di ottenere anche l'arma di Kite. Qui abbiamo cosa? Va bene, daily, niente di speciale. Andiamo nel banner di Zack. Banner di Zack step up, dove voglio vedere effettivamente quali armi sono presenti. Perché sì, esatto, sono tutte armi di Zack. Ok, mi ricordo, cioè, avevo letto bene. Quindi è un banner dove praticamente si troveranno solo armi di Zack. Quindi andiamo a fare la multi gratuita per chiudere diciamo questo video. Dopodiché ci salutiamo con i prossimi appuntamenti, che saranno probabilmente la risoluzione dell'X2 di Leviathan, che ormai la sto praticamente completando,
E poi vabbè, gli altri appuntamenti quando usciranno banner o comunque altre novità che sicuramente passeranno da qui sul canale. Quindi vediamo se riusciamo ad ottenere qualcosa. Olè, una bella schivata. Dai, ma che bella armetta di Zac, una sola. Andiamo a vedere qual è. Una bella Twinkling, effettivamente. No, una Type 99. Vabbè, non è esattamente l'arma che volevo, però va bene. E poi, ovviamente, se volete continuare lo step up, sapete benissimo come funziona. Abbiamo anche i ticket. Che fa, li tiriamo? Ma sì, dai, facciamo una mezza pullata. Una mezza pullata. Facciamo una bella scorpacciata. Tra l'altro, ieri. Fortuna incredibile con i ticket 4 stelle, però ci sta. Allora, ecco qua. Andiamo giù. Vediamo. Bello. Ah, due armi. Ok, Yuffie e Sephiroth. Bah, oddio. Non è che ho grandi armi che desidero da... Oddio, il Razor Ring. E Seppo invece, vediamo, vabbè, skippiamolo tanto. No, la Wing Edge. Cioè, questa neanche ce l'avevo di Yuffie. Mamma mia, questo è uno spreco per me. Già ce l'ho overboost 10, quindi è un po' un peccato. Va bene, andiamo anche sui ticket normali. Vediamo che cosa riusciamo ad ottenere. Cloud vestito. Quindi bene, skippiamo. Una sola di Eris che è... Oddio. La Silver Staff, che è quella a ghiaccio se non mi ricordo male, quindi vabbè. Non che mi servisse più di tanto, però è comunque un'arma 5 stelle gratis. Bene, detto ciò ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio per essere stati con me e come sempre vi aspetto alla prossima. Bye bye!